un euro, un bar, che è? Un locale. E sarà un locale, dai, proviamo a entrare di qua. Ma c'era un amichevole. Ci stanno i mondiali. Abbiamo appena battuto l'Argentina. Vedendo questo film mi avete fatto venire voglia di tornare negli anni Ottanta. È perché erano belli gli anni Ottanta o perché sono un pochino meno belli quelli di oggi? Ma io penso perché abbiamo fatto un film straordinario. Questa è la risposta. In quegli anni si pensava che ancora potessimo ottenere risultati, non c'era questo senso di ma tanto tutti rubano, ma tanto fanno tutti schifo, c'era un senso di vabbè, diamoci una possibilità, vediamo. Tant'è che gli azzurri nell'82, partiti sfavoriti, rubarono il campionato. No, non hanno rubato, no, abbiamo stravinto. No, ma che rubato? 3-2 al Basile. Bruno Gatti! Bruno Conti, ma che stai? Bruno Gatti! Ma che è uno scherzo, ma te ne vai, vai con questa. Qui non c'è più campo, eh. Che cosa ci piaceva degli anni Ottanta? Beh, tanto, la musica. Facciamo la musica esempio. Era meglio. No, in tutti i sensi. Di adesso? Sia per chi ama il rock. Ricerchi, per quella chiama... mainstream che si ascolta alla radio, era meglio. Era meglio. Ci sono dei gruppi adesso. Perché ma non lo diciamo perché siamo no, parliamo di pop. Pop era meglio negli anni Ottanta. Pop. Tutto era meglio negli anni Ottanta, sì. Musicalmente parlando. Ma lo capito o no che stiamo nel 1982? Chi sta a fare col telefonino? Ti prendono per pazzo, mettilo lì! No, sono passato da un po' di tempo alle sigarette elettroniche. Anche? Avevamo una prospettiva probabilmente serena. Poi in realtà abbiamo scoperto negli anni 90 e negli anni 2000 che abbiamo pagato dazio. Però, ci avevano canzonato. Ci avevano un po' canzonato. C'era l'euro, dai, su, si stava meglio. C'era l'euro. C'era l'euro, poi hanno rimesso la lira un pezzetto. Sul set, diciamo, la garanzia. Vabbè, io oggi non ce la faccio, due. Secondo me deve essere che... Tu non ce la fai. C'era l'euro. Capisci come fai a girare tutto il film così a turno? C'era la lira. Capito, altre situazioni. Oh. Qua scherziamo su tutto tranne che sui sordi. E io la mandrai! Renatino. Il boss. Eravamo adolescenti. Cioè, una volta ho sentito Maurizio Costanzo che disse: i favolosi anni 60 erano favolosi perché avevamo 20 anni. È ovvio che per ognuno ha la propria stagione mitica. Noi, lei non vuole tornare agli anni 80. Ma lei non c'è. Appunto. Lei non c'è stata. Appunto. Lei vuole tornare agli anni 90. Torneresti negli 90. Comunque sono nata a fine 85, quindi comunque sì. Per 5 anni nel mio piccolo, però da piccola li ho vissuti. Tornando indietro, torneresti a 5 anni, torneresti a 12, a 97, 98 anni. Sì, tornerai sulla quindicina. Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Ma che sta ricchi e poveri, no? Lo sapevo io, c'è sta nuova. Vabbè, ma io che ne sapevo che la fidanzata del boss? Dammi tre parole, e sole, cuore, amore. Poi in questo film insegna alla Pastorelli sole, cuore, amore. Sole, cuore, che amore, rischia di... Quindi come la mettiamo? Perché qui, loro sono tre personaggi e sono tre decerebrati, chiaramente. Soprattutto il suo personaggio. No, sarà contenta Valeria Rossi. Ma lì mi sono divertito in quella scena perché sì, veramente certo, non mi sono... Io, quella canzone che tutti abbiamo sentito per un'estate, tutto il tempo, questo tormentone, sole, cuore, amore. Io non mi sono mai ricordato mai oltre le mie parole. Sole, cuore, amore, non mi ricordo nulla, quindi... Lui mi ha chiesto di impararla, non sono riuscito, e quella improvvisazione è nata. A cantare, non mi ricordo niente. No, ma non solo, è venuto dopo Gassman, ha detto: Max, tanto la gente conosce solo Dammi tre parole, sole, cuore, amore, dopo me la invento. Io, ma no, ma pare brutto, magari si arrabbia Valeria Rossi, che tra l'altro è pure una mia amica, e tutto quanto. E lui alla fine ha detto: e lui com'è che dici? Sono una cosa che può cantare. Dammi tre parole, sole, cuore, amore. I vestiti degli anni Ottanta, no? Sì. C'è il vestito della Pastorelli, un po' Eder Parisi, diciamo, oh, quello no, lì, un po', però è proprio quello. Quello. Lei mi ha detto che era il giacchetto di Raffaella Carrà, mettetevi d'accordo. Io avevo un giacchetto di Raffaella Carrà che era originale, quella invece no, l'hanno rifatta. No, no, la Pastorelli in quell'età stava ancora, diciamo, carissimo amico. È il costume di scena di Eder Parisi in Fantastico. E io quello mi ricordavo. L'abbiamo preso nell'archivio Rai dei costumi e l'abbiamo utilizzato. Io facevo male le scarpe, ho visto che caracollava, stava un attimo così dalla parte. Allora, gli abiti li abbiamo esaurito, jeans, giubbotti, sì. Look, merenda. Fermi tutti, questa è la rapina.
quindi voi farete il sequel, perché insomma tutto lascia supporre. Dipende dai soldi, dipende dal successo che avrà questo film e dipende anche dalle idee che nasceranno in questo piccolo cranio. Non lo so, perché no, mi piacerebbe parlare anche di situazione futura. E voi chi siete? Sami Ghis. I Ghis siete.